scaletta della giornata di oggi, che si svolge in forma assolutamente ridotta e contenuta per i motivi che sappiamo, prevede un intervento dell'avvocato Antonello Angioni, dopodiché seguiranno gli interventi dei capigruppo, ci sarà l'esecuzione dell'inno sardo procurate moderare da parte di Tazenda, del gruppo musicale Tazenda, dopodiché seguirà l'intervento del presidente della regione Christian Solinas, quindi un momento musicale del gruppo Tazenda è una cosa a cui tengo molto. Alla fine l'esecuzione corale dell'inno sardo nella sua versione ufficiale, rispetto al quale chiedo a tutti insomma di partecipare. Do ora la parola all'avvocato Antonello Angioni. La ringrazio. Signor Presidente della Regione, signor Presidente del Consiglio, signori capigruppo, graditi ospiti. Porgo innanzitutto il saluto del Comitato per Sardiedesa Sardigna, che ho l'onore di rappresentare in questa importante occasione, e a nome dello stesso svolgo alcune brevi considerazioni partendo da un'evidenza. Penso che se dovessimo raccontare la storia della civiltà dei sardi, non vi è dubbio che il discorso dovrebbe partire quantomeno dal periodo nuragico, se non addirittura dalle diverse e originali culture che nel corso di una vicenda plurimillenaria l'hanno preceduto. Tuttavia, dovendo limitare queste riflessioni agli eventi che costituirono la premessa storica dell'insurrezione popolare del 1794, il discorso partirà dal periodo giudicale, allorché si verifica una graduale evoluzione delle istituzioni bizantine e i governanti locali col titolo di Iudex assunsero metodi di governo e strumenti di statualità che presero compiuta forma nei quattro regni giudicali. Dunque non si è più in presenza di distretti amministrativi di un'entità statuale esterna, l'impero bizantino, ma di stati sovrani, dotati di autonoma personalità giuridica e disciplinati da proprie leggi e istituzioni, i giudicati. In quel lontano periodo, sepolto nelle oscure pieghe della storia, la Sardegna era isolata e per la sua difesa e organizzazione interna dovette fare esclusivo affidamento alle proprie forze, al proprio genio e alla propria capacità creativa. Grazie alla forza militare, i sardi furono in grado di bloccare l'avanzata dell'Islam nel Mar di Sardegna e nel Mar Tirreno, impedendo che l'isola divenisse una base della sua espansione verso la Francia, dove gli arabi furono sconfitti nel 732 da Carlo Martello, e soprattutto verso l'Italia, mentre la Sicilia si lasciava conquistare. Durante il periodo giudicale, la storia dei sardi significativamente coincide con la storia della Sardegna e si accende, per la prima volta ai tempi di Eleonora d'Arborea, nell'animo delle popolazioni locali, l'idea di una Sardegna unita e liberata dall'egemonia straniera attuata dalle repubbliche marinare di Pisa e Genova. È soprattutto sotto il regno della giudicessa arborense che l'isola scopre di essere popolo e nazione, per comunità di storia, cultura, lingua, costumi e tradizioni, e dà vita ad un ordinamento giuridico che costituisce sicuramente il frutto più complesso prodotto dalla Sardegna nella sua storia millenaria, per organizzarsi secondo il proprio genio, seguendo consuetudini e dotandosi di leggi proprie. Il ricordo e il sentimento di quella stagione non si sono spenti nell'animo dei sardi e rappresentano il substrato di quella coscienza che sta alla base dei reiterati sforzi posti in essere
nel corso dei secoli e in diversi contesti storici, per sottrarsi al dominio esterno e affermare il diritto all'autogoverno. È forse per questo che lo stemma dei giudici d'Arborea, la quercia dalle radici divelte, verde in campo bianco-argento, giunto sino a noi con i suoi colori sbiaditi, evoca i segni e il retaggio di un antico splendore e suscita il sentimento della nazione incompiuta, della nazione abortiva, come dirà Bellieni. La rivendicazione di soggettività politica si affermerà anche durante la dominazione spagnola, soprattutto nel XVI e nel XVII secolo, allorché il Parlamento sardo condusse una tenace battaglia contro l'assolutismo monarchico, una rivendicazione di autonomia e di rispetto tesa a contenere l'azione centralista della Corona di Spagna. Ed è proprio nell'ambito degli stamenti, tre bracci dell'antico Parlamento sardo, attraverso una lotta plurisecolare, fatta di vittorie effimere, di dure sconfitte, ma anche di faticose e graduali affermazioni, che doveva formarsi quella coscienza che col linguaggio di oggi potremmo definire nazionalitaria o autonomista sarda. È in quelle istituzioni rappresentative che si sviluppò la lunga e tormentata lotta per gli impieghi, con la quale veniva rivendicata l'attribuzione ai sardi degli incarichi pubblici, civili e militari e delle prelature. Questa battaglia troverà un momento di acuta crisi nel Parlamento presieduto dal viceré Camarassa, che culminerà nel 1668 con lo scioglimento degli stamenti cui fece seguito l'assassinio del marchese di Laconi Don Agostino di Castelví, prima voce dello stamento militare, e poi, dopo un mese, dello stesso viceré ad opera di una congiura di nobili. Furono i parlamenti ad aver rappresentato per lungo tempo il motore della vita politica e del progresso economico e civile del Regno di Sardegna. Da essi erano stati deliberati provvedimenti più saggi, tesi a contenere il dispotismo dei funzionari regi. Da essi era stata ottenuta la costituzione della Reale Udienza e la fondazione delle università di Cagliari e Sassari. Da essi era nata la proposta di potenziare la difesa dell'isola e ancora da essi era stata ripetutamente rivendicata l'attribuzione esclusiva delle cariche degli impieghi del regno ai sardi. Il sentimento della nazione, vale a dire il senso dell'appartenenza e la piena consapevolezza di costituire un popolo distinto dai dominatori di turno, troverà nuova linfa durante la Sarda Rivoluzione 1793-1796, in un contesto in cui le rivendicazioni di autonomia si fondono con un vasto e variegato movimento antifeudale che, sotto la direzione di Giovanni Mariangioi, attraversa tutta l'isola. Popolo distinto, a lungo oppresso, sfruttato, depauperato dalle proprie risorse e dalla peculiare civiltà che ha espresso nel corso dei secoli. Spesso soverchiato con la violenza sul piano militare e mortificato nella ripartizione delle risorse e delle opportunità di sviluppo, ma mai definitivamente vinto. Un popolo che, dopo un percorso a tratti carsico, faticosamente emergendo dalle profondità della storia, può oggi vantare un patrimonio incancellabile di lunga ed eroica resistenza contro lo strapotere e la prepotenza delle entità statuali che in diverse epoche hanno cercato di annientare le sue specifiche connotazioni, spingendolo in un angolo morto della storia. In tale contesto non vi è dubbio che la Sarda Rivoluzione testimoni la presenza di un'elite sarda partecipe alle inquietudini e ai fermenti del tempo, partecipe dell'illuminismo. E va anche detto che quella sollevazione profonda degli animi e delle coscienze non si limitò al triennio rivoluzionario 1793-1796, ma segnò un intero ventennio che ebbe inizio alla fine del 1792 con la difesa dell'isola contro il tentativo di invasione francese, per concludersi nel 1812 col tragico epilogo dei martiri di Palabanda.
Questo periodo assai interessante racconta, forse meglio di ogni altro, la vicenda di un popolo, il popolo sardo, e come in un grande affresco narra anche le sue attese, le sue rivendicazioni, le sue lotte, il suo affacciarsi alla storia e la sua ferma volontà di prendervi parte. Le lotte sono quelle stesse che contadini, pastori e intellettuali dall'inizio del Settecento conducono in tutta l'Europa contro il feudalesimo e l'Ancien Régime, e sono proprio quelle lotte che daranno l'avvio nel vecchio continente alla conquista delle libertà moderne che segnano l'inizio dell'età contemporanea. In particolare, l'insurrezione cagliaritana del 28 aprile 1794, ancora oggi viva nella memoria collettiva, sta alla base di Sa Die de sa Sardigna, la giornata del popolo sardo che si celebra tutti gli anni, proprio il 28 aprile, e che noi oggi stiamo celebrando in quest'aula. L'istituzione di questa giornata, che come ha ricordato il presidente Pais risale al 1993, è assai importante anche perché ha contribuito a inaugurare una serie di studi storiografici che hanno gettato nuova luce su quei fermenti di rinnovamento economico e civile e sulla circolazione delle idee politiche che, dando sostanza a un diffuso sentimento di fierezza, di orgoglio e di esaltazione della propria identità etnica e nazionale, resero possibile quella insurrezione. Il 28 aprile rappresenta dunque una data simbolica, cruciale nella storia moderna e contemporanea della Sardegna. Da allora, infatti, nulla sarebbe stato come prima. Quest'anno, proprio di recente, abbiamo avuto l'opportunità di ricordare il centenario della nascita del Partito Sardo d'Azione. Furono i suoi promotori, i giovani ex combattenti della Prima Guerra Mondiale, a riproporre nelle loro manifestazioni, a partire dal 1920, quel procurare e moderare che questo Consiglio regionale ha scelto quale inno nazionale dei sardi nel corso delle celebrazioni di Sa Die de sa Sardigna del 2018. Con esso la Sardegna ha completato la simbologia politica e identitaria, la bandiera dei quattro mori, la festa nazionale e l'inno ufficiale, che ci rende solidali con tutti i popoli e le nazioni del mondo, quelle organizzate in Stato e quelle senza Stato. Il tempo a mia disposizione non consente di approfondire in maniera adeguata alcuni passaggi necessari per acquisire la consapevolezza delle origini e della nostra peculiare cultura, di tutto quell'insieme stratificato di esperienze, elaborazioni, sentimenti e pulsioni che, nel fluire non lineare del tempo, formano la nostra storia di popolo e stanno alla base della sardità. Mi avvio quindi alla conclusione cercando di riflettere in cosa possa sostanziarsi il nostro ruolo di pensatori dell'autonomia. Cerco in particolare di capire cosa si deve fare nel presente. Al riguardo non vi è dubbio che occorre innanzitutto uno sforzo collettivo, serio e tenace, per ricomporre i frammenti tuttora sparsi del nostro passato e per disseppellire dall'oblio e dalle manipolazioni di parte i passaggi fondamentali che hanno forgiato la nostra attuale fisionomia. La storia di popolo, dunque, dovrà sempre più essere letta anche come sedimento e fondamento di identità, quale premessa necessaria per uscire dalla nostra condizione di subalternità, sottosviluppo e insicurezza. L'analisi storiografica da condurre con studi rigorosi e approfondite ricerche dovrà anche contribuire a dare una risposta ai molteplici problemi del presente, in quanto il sapere storico costituisce un'indispensabile premessa all'agire politico, attraverso il quale gli uomini operano le scelte che influenzano il loro avvenire. Lo storico è quindi chiamato a rimuovere le zone d'ombra, chiarire i punti ancora controversi e offrire gli anelli mancanti della catena che consentano di capire quei passaggi delle vicende del popolo sardo ancora rimasti senza adeguata spiegazione. Nel contempo occorre ripensare l'autonomia come progetto, come capacità di autogoverno,
come ferma volontà di esprimere attraverso una propria classe dirigente un nuovo modello di sviluppo autonomo e dinamico che valorizzi al meglio nella società contemporanea e nell'orizzonte europeo e mediterraneo il genio e la memoria storica della Sardegna, dando al rinnovamento della società sarda un marcato carattere di apertura e di tensione ideale verso gli orizzonti più avanzati della cultura, dell'economia e della politica. Questo può essere il senso dell'autonomia, questo può essere il significato profondo di Sadie de sa Sardegna. Vi ringrazio. Grazie, avvocato Angioni, per il suo dotto completo.